Ricordate che il braccio di quell'uomo appartiene appunto a una persona che ha visto la trasfigurazione di Gesù. Dopo essere stata conservata per più di 1600 anni nella Basilica di Santa Maria Assunta a Torcello, d'ora in poi la reliquia di San Giacomo sarà esposta ai fedeli nella chiesa di San Giacometto a Venezia. Le ossa dell'avambraccio destro di uno degli apostoli che fu più vicino a Gesù furono donate a Sant'Eliodoro, vescovo prima di Aquileia e poi di Altino, all'alba del V secolo e arrivarono a Venezia in una sola occasione, nel 422, un anno dopo la fondazione della chiesa di Rialto, da cui si fa convenzionalmente risalire la nascita della città. Oggi qui voi avete la responsabilità di onorare uno degli apostoli che ha condiviso con Gesù i momenti della gloria e i momenti del dolore. La reliquia è arrivata lungo il Canal Grande a bordo di una bissona scortata da un corteo di imbarcazioni delle remiere, in una cerimonia suggestiva conclusa dalla messa solenne celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. La traslazione era stata chiesta dall'Arciconfraternita di San Cristoforo e della Misericordia, cui la chiesa di San Giacometto è concessa in uso dalla Curia Patriarcale dal 1932. Il suo infaticabile presidente, Giuseppe Mazzariola, è quasi commosso. Appena 3 anni fa il campanile della chiesa era pericolante. E si aspettava di vivere una giornata del genere? Speravo. Oggi che si è realizzata, cosa prova? È una grande soddisfazione, indubbiamente. Anche perché abbiamo lavorato tanto qui, prima per i lavori e poi anche per questa traslazione, c'è stato tutto un iter da seguire.